Babino, babino, mi racconti una favolina? Ma certo, Giacomina. Che favola vuoi che ti racconti? Quella che vuoi. Allora, Biancaneve. Cos'è sto rumore? Ho comprato un telecomando Buzz per fermarti tutte le volte che dici le cose non giuste. In che senso? Non si dice Biancaneve! Se la chiami Biancaneve vuol dire che dà importanza al bianco! Ma no, è che lei aveva la pelle chiara come la neve! E appunto! Stai dicendo che il bianco è meglio del nero! Ma non ho detto questo! E dillo allora! Fammelo, dimostramelo che il bianco non è meglio del nero! Certo! Il bianco non è meglio del nero! Comunque iniziamo! C'era una volta Biancaneve che... No! Non puoi dire Biancaneve! Scusa, come devo dire? Si chiamava così? Dai, non piangere! Ok, smettila! C'era una volta Neraneve! Dicendo Neraneve stai dicendo che ora il nero è meglio del bianco! Non va bene! Ho capito, ma allora come la devo chiamare? No, per favore, basta. C'era una volta... Grigianeve. Ecco, adesso già va meglio. Però la neve non è grigia. Grigia cenere? Lascia stare, va bene Grigianeve. Ok. Grigianeve viveva in un regno incantato. No! Dicendo regno incantato fa intendere che sono meglio dei regni reali. Ma questo non c'entra col politically correct. Sì, invece, i regni incantati hanno la magia. E la magia è opera di Satana. Sei Satana, papà. Può andar bene tipo Rovigo? Sì, Rovigo va bene. Ok, allora, c'era una volta Grigianeve che viveva a Rovigo. Un giorno la regina Grimilde, la contessa Grimilde, la borghese Grimilde, la baronetta Grimilde... Niente divisioni sociali nel politically correct. Serve un ruolo rispettabile di sacrificio che denoti una dedizione alle mansioni artigianali. Grimilde, una delle più rinomate pizzaiole di Rovigo, si rivolse al suo specchio e disse: specchio, servo, amico delle mie brame, chi è la più bella del reame? Facendo così fa intendere che l'unica cosa che conta è la bellezza esteriore. Ma tu non mi hai fatto finire la frase. Quella dice: specchio, amico delle mie brame, chi è la più bella del reame, però bella dentro, con sani principi e valori morali? E lo specchio rispose: è Bianca... è Grigianeve. Quindi la regina... la pizzaiola Grimilde urlò: giammai! Niente arrabbiature nel politically correct. Volevo dire: Gianmarco, amico mio, vai a trovare Grigianeve e parlale di quanto è bella Rovigo. Mamma mia, che bella favola. Grigianeve incontrò quindi Gianmarco, ma siccome non era appassionata di aneddoti sulla fiorente cittadina di Rovigo, cioè non gli fregava proprio nulla, scappò nel bosco. E cosa accadesse? Accadesse! Va bene, comunque Grigianeve, addentratasi nel bosco, arrivò fino a una casa piccina, dove vi entrò per rifugiarsi. E la porta era aperta? No! Furto con scasso! Volevo dire, sì, era aperta! E comunque violazione di domicilio. C'era un cartello con scritto ingresso libero, ok? Adesso sì. Grigianeve entrò e si riposò. Dopo poco tornarono i proprietari della casetta, ovvero i sette... I sette? I sette... I sette cosa? I sette nani. Sacrilegio! Amorro! Ho capito, ma sono nani! No, non va bene! Inventa
Dotata di qualcosa che non discrimini. I sette affetti da sindrome di nanismo. I sette diversamente alti. I sette adolescenti che avevano un leggero dolore alle ginocchia e che quindi camminavano un po' accovacciati abbassando la propria statura per l'andamento. Meglio! Meno male. Allora, i sette adolescenti con dolore alle ginocchia accolsero Grigianeve, ma il pizzaiolo Grimilde e venne a scoprire che era ancora viva. Così si travestì da vecchia strega e... Vecchia? Strega? Da una docente di mezza età in attesa di risposta per il concorso nella scuola pubblica in provincia di Rovigo. E andò da Grigianeve portandole un frutto avvelenato. Un frutto? Ma cosa sei, papà? Un assassino! Il frutto è un essere vivente che soffre di dolori quando viene colto dall'albero, perché la natura è tutta biocomunicante tra di loro e sentono i dolori. Già. Le portò un sasso avvelenato. Ottima alternativa. La finta docente in attesa di risposte dal concorso pubblico in provincia di Rovigo, Grimilde, offrì questo sasso avvelenato a Grigianeve, che... siccome era ghiotta di sassi, leccò il sasso fino a svenire. Oh mio Dio santissimo mio! E cosa accadrebbe? Un giorno, non molto lontano, un principe... Niente divisioni sociali! Hai ragione. Un benestante parrucchiere della provincia di Padova stava passeggiando per i boschi di Rovigo e vide Grigianeve svenuta, circondata dagli adolescenti che avevano dolori alle ginocchia che abbassava la propria statura. Mamma mia, che emozioni! Il principe... il benestante parrucchiere la vide e si innamorò, ma gli adolescenti gli spiegarono che Grigianeve era vittima di un incantesimo e solo un bacio del vero amore l'avrebbe risvegliata. E quindi? Quindi il... che qui la baciò. Che offesa! Che offesa! Oh, proprio! Ho capito, ma che ho detto ora? Grigianeve non era cosciente! Sì, ho capito, ma quella è l'unica cosa che fa il principe... il parrucchiere. Cioè, quello di darle il bacio per risvegliarla. Se lei non consenziente non si può! Ho capito, ma era il principe! Il parrucchiere, quando va da Biancaneve... da Grigianeve, circondata dai nani... È tutto fottutamente scorretto, papino! Basta! Dammi su tutte le comande! Ridammi! No, ma mi ascolti! Allora, c'era una volta Biancaneve, che era talmente bianca, che la gente si fermava e diceva: mamma mia, com'è bianca! Si pensa di essere superiore! La regina, che era sfina di soldi, proprio ricca, 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 disse: specchio, servo schiavo delle mie brame, che è la più gnocca figa del reame. E lo specchio disse: Biancaneve. Allora questo gli manda uno a ucciderla, che proprio la voleva morta. Biancaneve se ne va nella casa dei nani, per piccoli, così erano i nani, piccolissimi, erano un metro e una vigorsol. E la regina quindi era proprio incazzata nera, proprio sensazioni di invidia, che Biancaneve era bella, perché la cultura non era importante, è importante essere gnocca. E allora si travestì una vecchia putrida, proprio che cadono i pezzi di pelle a terra, le pustole, le porta una mela avvelenata. No, una mela, un cosciotto di agnello appena sgozzato, tutto pieno di veleno. E Biancaneve amava gli animali, sbranò il pezzo di carne ancora crudo e svenì. E si circondò di tutti i nani, che brutta scena tra l'altro. E comunque arrivò il principe, che era talmente sfondato di soldi, perché ha giocato al gioco d'azzardo, ha fatto i soldi con le scommesse clandestine sui cammelli. E arriva e gli dicono: ah, principe, solo un bacio del vero amore può risvegliarla, baciala. Basta. Vuoi un'altra favoletta? Basta.
Ti prego, ho capito. Ho esagerato con le censure. Il giusto è nel mezzo. Non bisogna mai estremizzare, né col politically correct né con lo scorrect. Bene. Mi hai dato una grande lezione, papino. Da ora in poi basta con le censure eccessive. Sono maturata, sai. Adesso dormo. Ma prima lasciati dire una cosa importante. Ovvero, papà? Il finale, il principale della bocca uscì 2,5 metri di lingua direttamente in bocca a Biancaneve. Il principe. E gli risucchiava tutti i polmoni che uno aveva. Saluto a tutti gli abbonati che supportano il canale, grazie soprattutto a livello 2 che fate sempre a ringraziare con la lingua. Parla di Rogan, Melkor, Lord Darkness, Katebi, Roberto, Bebo Vicalvi, Francesco di Pasquale, Stefano Moglie, Ospiti Uriano, Madre Cutrone, Matteo Tondini, Dimitri Manzambe, Blade Thunder, Cristina Marelli, Vincenzo degli Abruzzi e Massimiliano Sogno. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima favoletta!